Let's go, girls. Domenica 2 luglio a Corte Franca è andata in scena una splendida manifestazione dedicata alla bicicletta. Una giornata con protagoniste le categorie esordienti e allievi che si sono sfidati sul classico circuito Franciacortino. Organizzazione curata dai ragazzi del Cycling Team Corte Franca. Per questa prima manifestazione gli atleti si contenderanno il sesto trofeo Guiro. Gli esordienti del primo anno stanno effettuando le prime pedalate. Avranno da compiere un totale di circa 32 km suddivisi in 6 giri del tracciato. Tracciato che si svolge interamente nel comune di Corte Franca, andando a toccare i paesi di Timoline, Colombaro e Nigoline. Un percorso ondulato tipico di queste zone, aperto a diverse soluzioni, quindi sia volata a ranghi compatti che un'azione in solitaria. Prima fase di gara piuttosto tranquilla, il gruppo rimane compatto nei primi chilometri, l'andatura non è eccessivamente elevata e gli atleti stanno studiando il percorso per vedere il punto migliore in cui sferrare l'attacco magari nel finale. Un buon numero di esordienti ha partecipato in questa prima gara, sono 75 gli atleti che si sono presentati sotto lo striscione della partenza e che si stanno dando battaglia in questa giornata. Una giornata calda ma non particolarmente afosa, insomma un clima ideale per questo tipo di manifestazione. E nel frattempo si anima la gara, sono passati 2 giri dal via, ne mancano ancora 4, è un atleta in maglia Osio Sotto che cerca un allungo in solitaria, il numero 62, Francesco Gamba che viene subito dopo la linea dell'arrivo raggiunto dal numero 74 della società ciclistica Ossanesga, Matteo Carissimi. Un'azione non troppo convinta per la verità, quella apportata dai due portacolori di squadre bergamasche, infatti come vediamo dalle immagini il gruppo li riprende, quindi tutto da rifare. Un'azione durata un paio di chilometri, quella dei bergamaschi Gamba e Carissimi, il gruppo torna compatto, l'andatura non è elevatissima nonostante la media sia segnalata attorno ai 36 km orari, in questo momento un atleta dell'Almenno a far l'andatura, passano di nuovo sotto il traguardo i ragazzi, larghi su tutta la sede stradale, segno che l'andatura stenta a decollare. Proprio in questo momento prova a dare uno scossone alla corsa un portacolori della Ronco, si tratta di Luca Furlan che prova in questo breve tratto in ascesa a fare la differenza. Sì, un bel tentativo di Furlan per provare a spremare il gruppo sul tratto di ascesa della salita di Sant'Afra. Un percorso, quello di Corte Franca, piuttosto difficile da interpretare, un percorso duro dove è meglio correre nelle prime posizioni perché continui saliscendi, curve contro curve non permettono di respirare, stando nella parte posteriore del gruppo si rischia di dover tappare anche i buchi che gli avversari creano. Siamo nuovamente nel punto più impegnativo del percorso per quanto riguarda la categoria esordienti, abbiamo visto nulla da fare per Furlan e il gruppo torna compatto. Ma Furlan lo conosciamo, è uno che non molla, ci prova sempre, infatti nell'avvicinarsi nuovamente il passaggio sotto il traguardo, ci stiamo avvicinando al suono della campana, ancora l'atleta in maglia rosa nera della Ronco, è ancora Luca Furlan che prova a prendere un po' di metri di vantaggio sul resto del plotone che però lo tiene in mira e non gli fa guadagnare terreno. Siamo quindi giunti al suono della campana con il gruppo compatto che transita sotto lo striscione d'arrivo. Mancano quindi solo 5,3 km alla conclusione, tra poco scopriremo il nome del vincitore. Ultimo giro senza grandi scossoni, gli atleti stanno arrivando a giocarsi la vittoria in volata, una volata di gruppo compatto. Eccoci giunti all'ultima curva con due atleti della società ciclistica Cavenago che escono in testa. Parte in una volata lunghissima Yuri Carroni che lancia il proprio compagno di squadra Gabriele Casalini verso la vittoria. Dietro Casalini piazzano la propria ruota Michael Stucchi e Yuri Carroni. Gabriele Casalini, una splendida vittoria a Corte Franca nel trofeo Guiro. Ma sì dai, è una vittoria che mi rallegra perché prossima settimana ci sono gli italiani e mi dà carica per andare su in Trentino e sperare di vincerli questi italiani o almeno piazzarsi nel podio. E sì, è stata dura la gara
ho provato 3-4 volte ma non si andava via. All'ultimo giro ho visto che erano quasi tutti stanchi e ho provato a fare la volata e ho vinto. A chi la dedichiamo? La dedico alla squadra e che mi aiuta sempre, mi sopporta e niente. Michael Stucchi, secondo posto a Corte Franca per gli esordienti primo anno, sei rammaricato oppure sei comunque contento per il piazzamento? Sono contento per il piazzamento, poteva andare meglio perché stavo rimontando, però è andata così. Ho provato durante la gara a fare un po' andare via in fuga, però non è andato, ho fatto la volata alla fine. Yuri Carroni completa il podio del trofeo Guiro, una soddisfazione, primo e terzo posto per la vostra società. Sì, è stato molto bello, però sto puntando più sugli italiani perché spero di vincerli e basta. Quindi la cava in ago punta in alto agli italiani quest'anno, le gambe ci sono? Sì, le gambe ci sono e siamo anche molto bravi, speriamo di vincere la maglia e basta. Leggiamo quindi l'ordine d'arrivo. In decima posizione troviamo Matteo Carissimi dell'Unione Ciclistica Ossanesca, nono Nicolò Righetti della Cicli Peracchi, ottavo Luca Furlan della Ronco, settima posizione per Marco Morgante della Ponte Nure, così come il sesto classificato Nicola Sbotti, quinto posto per Andrea Abono del progetto ciclismo Rodengo Saiano, quarto Filippo Regognini della Monte Clarense, terzo gradino del podio per Yuri Carroni della Cavenago, secondo Michael Stucchi dell'Almenno e vincitore Gabriele Casalini della Cavenago. www.pianetaciclismo.it, il sito che ti racconta il tuo sport preferito. www.pianetaciclismo.it, il ciclismo come non l'avete mai visto.